Massimo Pieraccini del Nucleo Operativo di Protezione Civile. Siamo qui all'aeroporto di Peretola a Firenze perché stiamo aspettando un qualcosa di particolare, un aereo con un contenuto molto speciale. Che cosa stiamo aspettando? Stiamo aspettando un collega che sta rientrando dalla Spagna con delle cellule staminali che servono per la cura delle leucemie. Questa associazione si occupa di logistica dei trapianti, ovvero tutti quei trasporti che sono necessari perché possa avvenire un trapianto. Viaggiate per tutto il mondo, ma quanti viaggi fate e quanti siete a farlo? Allora, sono 23 anni che noi facciamo questo tipo di trasporti. Nel tempo il gruppo è cresciuto fino a essere una settantina di volontari, prevalentemente in Toscana, ma ne abbiamo anche in Lombardia e nella provincia di Bolzano, persone generose che hanno abbracciato la nostra causa, e facciamo mediamente 500 viaggi l'anno. Dall'inizio dell'attività ne abbiamo fatti 8500 grosso modo. Dove è stato di recente? Io sono rientrato proprio ieri sera da una missione in California, vicino a San Francisco. Ho preso delle cellule che poi saranno trapiantate a Milano. Chi sono questi volontari, le persone che trasportano il midollo osseo in giro per tutto il mondo? Sono persone generosissime, sempre pronte a partire alle nostre chiamate, soprattutto alle chiamate dei centri trapianti che hanno un ammalato bisognoso di un midollo osseo per poter sopravvivere. Come si chiama il volontario che andiamo a incontrare oggi? Il volontario che andiamo a incontrare oggi è uno dei nostri ultimi arrivati, si chiama Eugenio. Allora andiamo. Andiamo. Come ha cominciato questa esperienza? Ho cominciato perché ho avuto un amico che me ne ha parlato e mi è sembrata una cosa bella da fare. Questo è il secondo volo che faccio, la seconda missione. Come viene trasportato il midollo osseo? Il midollo osseo e le cellule staminali sono trasportate con delle precauzioni in relazione ovviamente alle condizioni di temperatura, quindi bisogna portarli con dei piccoli frigoriferi e con dei rilevatori di temperatura, e questo comporta anche poi l'attenzione al passaggio dei controlli, perché non possono essere irradiati, ovviamente è materiale che non può essere irradiato. Devi sempre tenere il contenitore non in posizione dove possa cadere, perché chiaramente sarebbe un gran danno irreparabile, e quindi non puoi mai separare il contenitore da te praticamente, quindi durante tutto il viaggio, dal momento della raccolta al momento della consegna, non lo puoi mai lasciare. Viaggiato in aereo prima d'ora, immagino. Beh, sì. Che effetto le ha fatto salire su un aereo per questo scopo? Certamente molto bello, perché sai che aiuti delle persone, hai la cognizione del fatto che dal tuo impegno può dipendere la sopravvivenza di una persona che in quel momento sta lottando per la vita.